Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia, che come di consueto si apre con l'aggiornamento dei dati diffusi dal GORES. Purtroppo questa sera i dati sono decisamente brutti. I decessi sono nelle ultime 24 ore 32, ma c'è anche l'ufficializzazione di 4 decessi di pazienti residenti fuori regione e di 21 persone che sono decedute nelle ultime 3 settimane, delle quali però non si avevano ancora risultati certi. Quindi a conti fatti oggi dobbiamo aggiungere alla tabella 57 nuovi decessi. Vediamo il servizio. Nelle ultime 24 ore sono venute a mancare 32 persone, ufficializzati anche 4 decessi di pazienti fuori regione e di 21 avvenuti nelle ultime 3 settimane che avevano diagnosi dubbie ma oggi confermate. Il totale dei decessi dall'inizio dell'epidemia sale a 283. Supera quota 1000 nelle Marche, precisamente 1011 il numero di persone positive al coronavirus ricoverate nei vari ospedali della regione. Emerge dal bollettino di aggiornamento della situazione diramato dal GORES. Sono 149 i degenti in terapia intensiva, 118 in semi-intensiva, 575 in altri reparti non intensivi, 169 quelli ricoverati in area post-critica, 105 finora le persone dimesse e 8 quelle guarite dal coronavirus. Nella regione i casi di positività sono saliti a 2.736, oggi 185, 4.493 negativi, su un totale di 7.229 tamponi. La provincia di Pesaro Urbino registra il maggior numero di contagi, 1.371, seguita da Ancona, 751, Macerata da 368, Fermo 139 e Ascoli 64. Tra i ricoverati in terapia intensiva, 36 sono nell'azienda ospedaliera Marche Nord, più altri 7 a Urbino, 38 a Torrette di Ancona, 15 a Iesi e 11 a Camerino. In isolamento domiciliare 5.397 persone, di cui 557 operatori sanitari. Secondo l'ultimo aggiornamento dei casi positivi, nei comuni della provincia Pesaro aumenta i casi a 497, Fano a 185 e Urbino 38 casi. E al suo 14° giorno di quarantena per la prima volta parla Mirko Carloni, consigliere regionale della Lega, risultato positivo al Covid-19. Sto meglio, diciamo così, che ho vissuto un periodo abbastanza brutto, ma adesso oggi è il 14° giorno dal tampone, quindi insomma posso dire che oggi veramente sto meglio, la febbre sta scendendo, quasi scomparsa, la tosse anche, quindi insomma rimane un po' di debolezza e qualche dolore dovuto appunto alla bronchite interstiziale, insomma un dolore alla schiena, insomma così. Ecco, senta, come si sta organizzando le giornate? Ha preso un riposo totale oppure sta lavorando in qualche modo? Beh no, i primi giorni, oltre al riposo totale, viene proprio il disorientamento totale, quindi bisogna trovare un posto dove isolarsi. Mi sono chiuso ancora prima di avere la risposta del tampone in una capanna che abbiamo nel giardino, quindi insomma i primi giorni sono stati veramente difficili perché qua era un disastro piano piano messo a posto. Dal punto di vista psicologico, come si affronta una cosa del genere? Ci vuole molta forza, molta forza soprattutto perché bisogna stare da soli con se stessi per molte ore. E paradossalmente quella cosa strana e brutta di questa malattia è che nel momento di maggiore fragilità, quando avresti proprio bisogno degli altri, ti trovi da solo, quindi devi far conto che devi essere forte, devi cercare di capire se la malattia si aggrava, perché come i medici mi hanno detto e come stanno dicendo tutti, bisogna ascoltarsi, capire se il polmone peggiora, misurare la quantità di ossigeno nel sangue con l'ossimetro, quindi insomma una serie di cose che, e poi contemporaneamente devi cercare di essere lucido anche per gli altri, perché poi ovviamente il primo problema sono i familiari, le persone che puoi avere contagiato. Ma la connessione rimane, quindi ha saputo quello che è successo nelle ultime ore, si informa oppure preferisce lasciar perdere?
No, per la verità, fino a ieri mattina sono proprio stato isolato, non ho voluto sapere niente anche perché avevo diverse cose da gestire, anche personale, insomma, con la famiglia, alcuni problemi, insomma, non solo miei. Quindi ho cercato di stare concentrato, di stare tutto il tempo possibilmente al telefono, in videochiamata con mia figlia, con i miei familiari. Quindi la stretta attualità sicuramente la saprà, quella che anche il presidente Cerisciolli, avendo incontrato Bertolaso che ha dichiarato proprio questa mattina su Facebook essere positivo al Covid-19, ieri è venuto nelle Marche, quindi sia Cerisciolli che Mastro Vincenzo sono in isolamento, sono in quarantena, quindi queste cose immagino lei le sappia. Sì, ho letto prima l'Ansa su questo e credo che al di là del fatto che fanno bene a mettersi in quarantena, ma la gran parte delle cose oggettivamente possono essere fatte senza il contatto fisico, specialmente le riunioni. Noi abbiamo fatto diverse riunioni anche come consigliere regionale, tutte online, quindi credo che si possa fare anche evitando di incontrarsi, anche perché ormai il rischio di contagio è talmente alto che è inutile andare in cerca di ulteriori contagi e di propagandare questa infezione. Quindi chiunque ha il sospetto, quello che posso dire io è che chiunque ha il sospetto comunque pensa di non star bene, deve isolarsi. Mentre mi sto accorgendo per converso che i medici di base, i medici di medicina generale, quelli del territorio, sono stati lasciati un po' da soli, sento molti medici di famiglia preoccupati perché non hanno regole chiare, ci sono ritardi, ci sono disservizi, tante persone sono a casa, non riescono a capire cosa devono fare. Ovviamente questo aggrava il lavoro degli ospedali perché poi si sta riversando un po' tutto sugli ospedali, cosa che invece andava gestita con dei protocolli ben funzionanti da casa. Invece tante persone sono molto preoccupate perché non riescono ad avere informazioni, cosa fare, pur rimanendo a casa, e addirittura medici di medicina generale, medici di famiglia che non hanno ancora chiare le protocolli, le procedure, non gli hanno dato le protezioni. Quindi, insomma, ecco, se devo dire, la gestione di questa crisi è divisa in due parti: quella degli ospedali che stanno facendo la trincea e con grande difficoltà cercano di tenere il fronte, e l'organizzazione sanitaria del territorio, secondo me, non sta funzionando come dovrebbe funzionare, insomma, quantomeno come l'organizzazione. Come avete sentito, l'abbiamo accennato anche nel corso dell'intervista, l'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso ha annunciato stamane di essere positivo al Covid-19. I vertici della Regione Marche, il presidente Luca Cerisciolli e quello del Consiglio regionale Antonio Mastro Vincenzo, vanno in quarantena. Ieri avevano partecipato a sopralluoghi e incontri ad Ancona per individuare la sede di una struttura da 100 posti letto di terapia intensiva ad Ancona, una replica di Milano, secondo Bertolaso, in riferimento all'ospedale temporaneo della Fiera. Tutti indossavano guanti e mascherine, ma ad esempio Cerisciolli e Bertolaso avrebbero condiviso la stessa auto. Per Mastro Vincenzo si tratta invece di un fatto di correttezza formale, dato che non ha avuto incontri ravvicinati con l'ex capo della Protezione Civile e in quarantena anche altre persone che ieri erano nel gruppo del sopralluogo. E poco fa Cerisciolli dalla sua abitazione ha voluto lanciare un videomessaggio nel quale ha rassicurato tutti, ha detto: noi comunque andremo avanti, il progetto va avanti. Ieri l'incontro con Bertolaso, la visita a diversi impianti dove poter promuovere questo progetto 100 per i 100 posti letto di terapia intensiva necessari alla nostra regione per superare il picco che arriverà fra una decina di giorni, e oggi la notizia della positività di Guido Bertolaso. Ci siamo sentiti e il messaggio è: il progetto va avanti, continuiamo a lavorarci, i tecnici continuano a analizzare quelli che sono schemi, progetti. E continuiamo a chiedere agli imprenditori quel contributo indispensabile, non perché la regione non abbia i fondi propri, ma per poter correre serve un'iniziativa di natura privata. Oggi i primi contatti, direi positivi, e tante anche persone che hanno voluto dare un loro contributo. Io sono a casa mia, in quarantena, ma questo non mi impedisce di lavorare, anzi, continuerò da qui il grande impegno che tutti si aspettano e che è necessario per un momento come questo. Quindi grandi iniziative quotidiane, attenzione nei confronti di quello che accade attorno a noi, il lavoro a favore di chi ha più bisogno, l'impegno di ognuno nel limitare il contagio. Anche la quarantena è uno strumento per fare questo. Quindi continuiamo a lavorare con grande impegno e non ci ferma certo una quarantena.
La CNA provinciale sta elaborando per i suoi associati vademecum esplicativi sulle norme, sulle nuove misure economiche varate dal governo. Questa sera con il segretario provinciale Bordoni cercheremo di fare chiarezza su due punti di queste nuove disposizioni. Le misure straordinarie per il sostegno all'economia a decorrere dal 25 marzo, in base alle nuove disposizioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per far fronte all'emergenza coronavirus, sono state valutate ed analizzate dalla CNA per i suoi iscritti. Affitti per botteghe e negozi, credito d'imposta al 60% per il mese di marzo. Come fare e chi può usufruirne? Lo abbiamo chiesto al segretario provinciale dell'associazione, Moreno Bordoni. Ovviamente sono escluse dalle agevolazioni le imprese a cui è consentito tenere aperto, perché la norma riconosce ai soggetti esercenti attività di impresa per il 2020 un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione stesso, relativo al mese di marzo 2020. Nonostante siano stati pubblicati elenchi con tanto di codici Ateco sulle attività che possono rimanere aperte in base al decreto, c'è ancora molta confusione relativamente alle disposizioni relative all'apertura o meno di alcune attività ritenute importanti e di pubblica utilità. In base ai chiarimenti che sono arrivati da Roma, possiamo comunque confermare assolutamente che elettricisti, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazioni che sono presenti nel codice Ateco 43.2 possono continuare a lavorare, così come le attività di cui all'allegato 2 servizi alla persona del DPCM dell'11 marzo del 2020, ovvero lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, lavanderie industriali, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse, pur non richiamate dal recente DPCM del 22 marzo, non sono soggette alla sospensione e quindi possono continuare l'attività. Non la cambia invece per la consegna a domicilio, in base all'ultimo decreto, la regolamentazione per le consegne di prodotti e generi alimentari e la fornitura a negozi e supermercati rimane invariata. In base all'ultimo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la regolamentazione per le consegne di prodotti e di generi alimentari e la fornitura a negozi e supermercati rimane sostanzialmente invariata, perché le attività commerciali di ristorazione possono continuare a svolgere attività di consegna a domicilio. Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere dell'attività dell'allegato 1 del DPCM dell'11 marzo. Quindi in sintesi abbiamo che i ristoranti possono operare ma solo a domicilio. Tutte le tipologie di commercio alimentare sono consentite, supermercati, negozio di vicinato, eccetera. Tutti i laboratori di produzione a servizio dei negozi alimentari sono consentiti, panifici, paste fresche, macellerie, pescherie, produzioni salumi, formaggi, eccetera. Gli stessi possono effettuare vendita al dettaglio nei propri negozi secondo le regole del DPCM. Attenzione però, gli stessi laboratori non possono più produrre gastronomia cotta se non consegnando al domicilio del consumatore con le regole che inviamo oggi. Pizzeria al taglio e al piatto solo consegna a domicilio, bar chiusi, tabaccherie aperte ma senza servizio bar. In sostanza era giusto fare chiarezza anche rispetto alla consegna a domicilio, perché in un momento così importante gli imprenditori e i cittadini hanno bisogno di grande chiarezza. Negli ultimi giorni mi pare che come associazione di categoria la CNA sta facendo un lavoro egregio informando e specificando bene tutte le norme. E la prefettura di Pesaro Urbino ha deciso la chiusura temporanea di 5 giorni a 2 gastronomie di Pesaro che non hanno osservato le prescrizioni stabilite dal governo in materia di sicurezza. Inoltre da oggi e per l'intera giornata di domani si susseguono riunioni in videoconferenza con la partecipazione di tutti i responsabili delle varie forze di intervento in campo sulla gestione dell'emergenza. Il Comune di Fano ha pubblicato sul sito istituzionale l'elenco delle attività commerciali che forniscono servizi a domicilio. Restiamo a casa. Questo è l'imperativo assoluto dei giorni nostri per limitare al massimo la mobilità e la vicinanza delle persone. A casa, ma non isolati. E questa è la necessità per alcuni cittadini. Necessità
alla quale il Comune di Fano risponde mettendo sul sito istituzionale, nell'apposita sezione dedicata all'emergenza Covid-19, una lista di tutte le attività commerciali del nostro comune che effettuano il servizio a domicilio. In una pagina appositamente creata all'interno del sito del Comune di Fano, che vi darà la possibilità di accedere ad una lista di attività con nome, numero di telefono e tipologia di servizio, in modo che potete scegliere il servizio migliore per le vostre necessità, telefonare l'azienda, effettuare l'ordine e vedervi la spesa consegnata a casa. Capite insomma l'importanza del servizio, perché oggi diventa fondamentale per noi rimanere in casa per cercare di passare questo momento nel modo più rapido possibile. Questa pagina è una nuova pagina che abbiamo implementato proprio ieri, la trovate all'interno della sezione degli aggiornamenti relativi all'epidemia coronavirus che ha creato da tempo il Comune di Fano, una pagina che porta nome di aiuti e servizi alle imprese e alle attività economiche, dove all'interno si potete trovare news dedicate alle attività economiche in riferimento al decreto legge che è appena uscito o in riferimento ad altri servizi e informazioni utili appunto per le attività economiche stesse. Potete scaricare i documenti che sono stati creati in questi giorni di lavoro, ad esempio insieme alle associazioni di categoria, con la richiesta di aiuti inviati al governo, con le nuove richieste che faremo e che vogliamo siano inserite nel decreto aprile che è già annunciato dal ministro Gualtieri. Trovate appunto questo servizio di spesa a domicilio e oggi trovate anche i servizi che gli istituti di credito bancari locali stanno portando avanti, e entrando le attività economiche potranno confrontarli, potranno visualizzarli, potranno scegliere il migliore. Insomma, una pagina dove verranno inserite tutte quelle attività, tutti quei servizi, per far sì che già fin da oggi si possano mettere in campo quegli strumenti per poter ripartire al meglio quando tutto questo sarà finito. Inoltre, tutte le attività economiche che intendono effettuare questo servizio per la cittadinanza e vogliono essere inserite nella lista possono contattare i numeri 0721 88 76 14 o 88 75 03 o mandare una mail a alessandro.crespi@comune.fano.pu.it. Fiocchi di neve fuori stagione nel Pesarese, dove si sta evolvendo la prima fase di questa perturbazione di stampo invernale che porterà ancora freddo e qualche altra nevicata nelle prossime ore in gran parte del territorio, costa compresa. Già da questa mattina sono caduti alcuni centimetri di neve che hanno ricoperto Pergola e Fabriano. Neve sotto i 500 metri a quote più collinari anche a Serra Sant'Abbondio e nel Maceratese, a Serra Valle di Chienti. Sfiocchettate bianche anche a Cagli, come si vede nel video pubblicato sulla pagina di Reporter di Strada, che in questo periodo abbiamo ribattezzato Reporter da casa. Nevica a tratti e a macchia di leopardo nell'entroterra delle Marche, anche nel Senigalliese, a Fabriano, Fermo, nell'Ascolano, nelle zone terremotate del Maceratese, Venevischio e Camerino, Castel Sant'Angelo sul Nera, Ussita. Temperature in discesa e pochi disagi alla circolazione, ma la situazione dovrebbe peggiorare nella notte con nevicate e gelate che domani, come abbiamo detto, potrebbero interessare anche la costa fanese. È morto all'età di 84 anni all'ospedale di Fabriano Don Arnaldo Avaltroni, parroco della parrocchia di San Paolo a Torrette di Fano. Don Arnaldo era nato il 21 luglio del 1936 a Fano e nel 1972 gli venne affidata la parrocchia di Torrette. Il 29 giugno del 2011, insieme ad altri parroci, ha festeggiato i suoi 50 anni di sacerdozio. Don Arnaldo era negativo al coronavirus, ma malato da diverso tempo. Sgomento e dolore per la scomparsa del sacerdote è stato espresso anche dal gruppo di parrocchiani dell'Assunta.
finanziato dalla Regione Marche un progetto che ASET ha elaborato per monitorare gli scolmatori e contenere l'impatto ambientale sulle acque di balneazione. L'importo stanziato è di 221.000 euro e copre gran parte dell'investimento necessario a realizzare l'intervento. Per quanto riguarda l'area di intervento, si andrà da Fano a Mondolfo, dove sono presenti 17 scolmatori lungo tutto l'Arenile. Due di questi, più precisamente quello in via Ruggeri e in via del Bersaglio a Fano, sono stati prolungati di 300 metri dalla riva. Alla foce di ogni scolmatore saranno installati alcuni strumenti utili: un misuratore, un quadro di telecontrollo e un cartello elettronico per avvisare i bagnanti in caso di divieto di balneazione. Per tutelare la salute dei clienti e dei collaboratori, tutte le filiali della Banca di Credito Cooperativo di Fano resteranno aperte solo il mattino con orario 8:30-13 e l'accesso sarà consentito solo su appuntamento e limitatamente a necessità urgenti, non gestibili tramite canali telematici oppure ATM. Questa mattina il presidente della provincia di Pesaro Urbino, Giuseppe Paolini, con decreto ha rinviato al 30 giugno i termini di scadenza di alcuni canoni che dovevano essere versati all'amministrazione provinciale entro il 31 marzo, tra cui il COSAP, che è il canone per l'occupazione e uso di spazi ed aree pubbliche, così come altre tasse che dovevano essere versate entro il 30 di aprile. Questa era l'ultima notizia per quanto riguarda il nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. Ci lasciamo con un video che è stato realizzato a Fano e che si intitola Non perdiamoci. Noi ci vediamo domani mattina dopo la Santa Messa delle ore 7 da Santa Marta con il Papa, Papa Francesco. Grazie per essere stati con noi e arrivederci. Se non potete essere una strada maestra, siate soltanto un sentiero. Se non potete essere il sole, siate una stella. Perché non è con la misura che vincete o fallite. Siate il meglio di qualunque cosa siate. Non perdiamoci.